Sapete di chi è la preferita canzone questa? Era il 2004, eh? Era il 2004. Quasi 20 anni fa. Lui era ancora un ragazzino, un garzone, come me, lavorava tra panetterie, latterie, macellerie, un garzone che si dava da fare nel 2004, aveva 8 anni e poi boom, in un secondo ne ha avuti 40. Max Pezzali! Eccomi qua, buongiorno. Ti hanno mai presentato così, Max? No, anche perché cioè, nel 2004 avevo già forse 40 anni. Allora, Max, scusami una cosa, ma le ultime due volte che ci eravamo accordati, che ci saremmo sentiti al telefono, poi tu sei sparito, diciamo, cioè nel senso, io mi sono preoccupato, no, ma non mi interessa a me per il programma, non interessa, mi sono seriamente preoccupato, ho cominciato a chiamare amici in comune, al comune di Pavia. Esatto. E poi invece ti ho visto dalla Hunziker tutto a posto, ho detto ok, l'importante è che stia bene. No, ma sai, perché effettivamente a quest'età comunque sono segnali che vanno tenuti presenti. Quando uno si dimentica. Esatto, quella roba lì, quando uno o si dimentica o dice che non lo sento più da un po' di tempo, non sarà successo qualcosa, ecco, a volte succede. Ma Max, siccome noi siamo, mi permetto di dire, posso dire che siamo amici, no? Assolutamente. Mi permetto di dire che siamo amici, siccome noi siamo amici da tantissimi anni, ti dico che un po', quando ho visto dalla Unzi che stavi bene, un po' mi è anche dispiaciuto. Perché tu hai recitato nel mio ultimo film, quello lì su Amazon, Una gran voglia di vivere, dove fai te stesso, dove fai Max Pezzali. E se tu poi ti fosse successo qualcosa, ma andiamo a vederlo l'ultima volta. Ma io in quei casi lì bisogna sempre aver pronto a un tributo, cioè tipo, hai capito? Il coccodrillo. E il coccodrillo già tipo nelle note del telefono, no? Se copia e incolla, gli abbiamo voluto tanto bene, c'è stata una bellissima esperienza conoscere. E poi avere sempre un album pronto per fare l'album postumo. Quello che garantisce i tuoi figli, diciamo, a chi viene dopo di te. Almeno di pagarsi il funerale, di pagare il funerale. Tra l'altro, ieri abbiamo fatto il tema, o comunque torna, stiamo cercando di non parlarne, ma torna. Come ti piacerebbe essere ricordato? Lo so, il tuo epitafio lì sarà sì, lo so. potrebbe essere un filo, ma a me piacerebbe una cosa tipo, non lo so, di tutte le cose inutili non si è fatto mancare niente. Essere ricordato per la vacuità, fondamentalmente. Perché se tu metti, no, se io fossi te, metterei una frase che lancia il coro, no? Per esempio, tu vieni lì a Pavia, immagino che sarà così, al cimitero di Pavia. Max Pezzali, ti e sotto scritto: ma perché sei andata via? Tu quando vai lì dici: mi sono perso nella noce, cioè, ti viene subito il coro. Esatto, sì. Una roba del genere, col sensore che quella frase lì ti risponde il coro. Sì, lo so. Esatto. Tu che sei uno che è informato sempre su tutto, per quello che dico sì, lo so, perché ricordo sempre, non perdo mai occasione, Max è su qualsiasi tema, è una specie di Wikipedia vivente. Tu hai visto che adesso fanno degli iPad che mettono sulle, dove interagisci con il morto, certo, mettendo delle frasi, dei video? Sì, è una cosa molto, infatti io vorrei sulla mia tomba appunto il massimo della tecnologia possibile, con anche possibilità di upgrade della tecnologia, cioè lasciare agli eredi l'obbligo di avere, di tenere sempre, esatto, sì, tipo prima la statua dell'uomo ragno, sì, poi un uomo ragno che si muove, sì, e poi le proiezioni, tutto, fantastico, sì, sì. Fantastico, bene, quindi stai Mauro bene, tutto a posto di fianco, anche lì, oh no, tra i fiori e il lumino che balla, fantastico, esatto, così proprio. Senti, Max, così, cosa stai facendo? Stai scrivendo canzoni nuove? Sì, sto mettendo giù un po' di idee nuove per adesso, poi non so quando saremo pronti, però in questo caso appunto un po' per la morte, in caso che non siano le cose pronte come ti dicevo prima. Bene. E che se poi ti arrivano a casa ti prendono gli artisti, dice ok, facciamo noi, ma anche perché appunto magari in futuro, insomma, prevedo di fare un album, non so quando. Bene. E poi sto preparando il tour, la ripresa del tour praticamente. Bravo. Dalla settimana prossima siamo in giro per tutta Italia ancora nei palazzetti. Quindi stai tante bene, non sarà nel mio film l'ultima tua apparizione, peccato. No, per ora no, però se vuoi possiamo, cioè nel senso qualcosa possiamo tentare. Ma non pretendo che muore, che è brutto da dire, basta che vai sull'isola con Elvis Presley, Marilyn Monroe, esatto, Michael Jackson, sì, buona compagnia. In tutti, esatto. Grazie Max, grazie, ciao. Fabio, grazie a tutti, ciao. Ciao.